Certo, ma par mia di averne fatti un po' troppi da che ero lì. Ma non penso che siano troppi. Ad ogni modo, se ne dovessero avanzare, Viviana ha una buona ricetta per utilizzarli. Ah. Torneranno i miti dell'estate, torneranno le insalate, soltanto per voi. Amici di YouGrilli, stasera per voi un mito di insalata, la Caesar Salad. Ma la faremo col pollo alla griglia avanzato messo sott'olio. La Caesar Salad fu inventata negli anni 30 in America da Cesare Cardini. Da lì ha conosciuto un successo mondiale, è stata rifatta con tantissime varianti. Quella di stasera è molto interessante perché ricicla il petto di pollo grigliato avanzato dalla sera prima. Non dovete consumarlo subito, vi insegno una ricetta per metterlo sott'olio, esattamente come il tonno. E altro non è che mettere degli strati di carne con dell'olio in un vasetto, conservare in frigorifero per far prendere il sapore. Iniziamo a tagliare il pollo a fettine con il coltello. Raccogliamo tutto, anche le briciole. Trasferiamo in un vasetto di vetro. Aromatizziamo con degli spicchi d'aglio, dei grani di pepe e delle erbe. Io ho scelto salvia, rosmarino, un po' di timo. Se vi piace anche una foglia di alloro. Preparo degli strati e poi compatto tutto e verso dell'olio. Mi raccomando, il pollo deve essere completamente coperto dall'olio. Questo favorirà una buona conservazione. Chiudo il vasetto e ripongo in frigorifero per 24 ore per insaporire ancora di più il pollo. Preparo l'insalata. La Caesar Salad vuole rigorosamente la lattuga, tagliata a striscioline julienne lasciando i cuori interi. Per il pane ho scelto una pagnotta, la taglio a spicchi invece che il classico cubetto e lo salto in padella a secco per un primo momento. Quando il pane è ben abbrustolito aggiungo un filo d'olio. Adesso che è ben dorato lo tolgo dalla padella e lo tengo da parte. Passo alla salsa. Per la salsa ho scelto una pasta d'acciughe invece delle acciughe intere classiche per avere una facilità di emulsione, per cui sciolgo la pasta d'acciughe nell'olio, aggiungo un goccio di aceto, un pochino d'acqua e con una forchetta creo proprio un'emulsione cremosa, lavorando bene per far sciogliere la pasta d'acciughe. Le uova sono un altro ingrediente rinunciabile di questa insalata, però scelgo di farle a vapore in modo da avere un tuorlo molto cremoso che si scioglierà nell'insalata. Per cui le cuocio a 65 gradi per un'ora e un quarto intere col guscio. Se non avete il forno a vapore potete fare un semplicissimo uovo in camicia. E per ultimo trito grossolanamente delle nocciole pelate, daranno un po' di croccantezza all'insalata e un gusto insolito. Adesso ho tutti gli ingredienti, non vedo l'ora di mettere nel piatto questa insalata coloratissima e molto estiva. La lattuga, un bel po' di pollo sott'olio, i crostini di pane, tante scaglie del mio formaggio preferito, il gruyère, le nocciole e finiamo con l'uovo cremoso prima di mettere una generosissima colata di salsa alle acciughe. La mitica Caesar Salad è pronta. Amici di YouGrilli, per voi Caesar Salad con pollo sott'olio.